Noi stiamo intanto protestando per, sul merito di questa proposta di legge che purtroppo per volontà del PD, del Movimento 5 Stelle, di NCD, di Scelta Civica verrà approvata. Nella sostanza svendono la nostra cultura, le nostre tradizioni, quello che attualmente il paese è, per regalare la cittadinanza facile agli immigrati. Pensiamo che l'integrazione non si faccia tramite la cittadinanza, la cittadinanza è la certificazione di un'integrazione avvenuta. Queste persone in realtà stanno semplicemente cercando di crearsi un nuovo bacino elettorale, perché evidentemente gli italiani non li votano più. In tutto questo si somma il comportamento vergognoso, indegno della Presidente della Camera, che ha passato dei mesi ad andare in giro a dire che bisogna approvare questa legge. Intanto, con questa premessa, io dico, una Presidente della Camera che dovrebbe essere l'arbitro, colei che garantisce anche i diritti delle opposizioni, invece si fa parte attiva e diventa protagonista di una parte politica. In secondo luogo, la Presidente della Camera nella giornata di ieri ha preso delle scelte che vanno contro i regolamenti per soffocare le opposizioni. Io ricordo che non stiamo parlando di milioni di emendamenti, ma sono stati permessi di discutere alla Lega Nord 6 emendamenti per 17 minuti. Questo è il tempo concesso su un provvedimento di questo tipo. Scelte fatte contro il regolamento della Camera stessa, e noi continueremo la protesta e ci auguriamo che venga dato un po' di dignità.